Bentornati ragazzi, quella di Footy Tele Channel e siamo qui con un nuovo episodio dei nostri The Untradables. Siamo tornati con la nostra serie principale, siamo carichi per arrivare fino alla divisione 1. Però prima di iniziare voglio fare due sfide, un aggiornamento più al premium e un aggiornamento 80 di più, per avere due giocatori in più, due pacchetti in più da aprire oggi, gli unici due in realtà. Questa è la squadra che scambierò per l'aggiornamento più al premium, come vedete tutti i giocatori che non utilizziamo, che non ci interessano. Quindi la vado a scambiare più che volentieri con un pacchetto con tutti i giocatori della Premier League. Poi andiamo con la valutazione più 82 garantito, dove scambio altri 7 giocatori rari più 4 non rari. Quindi andiamo a inviare anche questa e abbiamo un altro pacchetto. Come vedete sto vendendo anche cose che non ci servono. C'era questo Falcao che stava a questo prezzo incredibile, l'ho venduto. Socrates idem l'ho venduto, tanto abbiamo la sua versione 88. Abbiamo venduto finalmente questo Raul. Sto cercando di vendere anche Mairo Rui. Ma adesso, cosa più importante, andiamo ad aprire i pacchetti. Quindi i due pacchetti, andiamo con il giocatore 82 più, non è walkout, ok. Quindi nemmeno 84 più, saranno 82 e 83. Difensore centrale Mertesacker, ok, pensavo Mustafi che già ce l'abbiamo. Mertesacker non ce l'abbiamo, ma non è che lo voglio utilizzare assolutamente con quel 27 di velocità, con quella faccia molto sorridente. Proprio no, vabbè, lo invierò al club. Andiamo con questo pacchetto giocatori premium EPL. Attenzione, non è walkout, quindi niente. Palle do piccole, quindi CDC. Carrick, ok, Carrick. Niente di che, quindi abbiamo anche Højbjerg e Ndiaye. Paston, quantomeno non abbiamo trovato argento, incredibile. Oggi è uscito il torneo dove si sblocca Sigurdsson, che farò sicuramente, ma lo farò off camera per un semplice motivo, perché se non riesco a farlo al primo tentativo dovrei registrare tantissimo e quindi non voglio registrare tantissimo davanti alla telecamera. Quindi lo registrerò off camera e poi lo metterò o alla fine di questo video o all'inizio del prossimo episodio. Probabilmente farò così, quindi Sigurdsson non ci sarà in questo episodio. Intanto facciamo la divisione, dove andiamo con le nostre due rose, dove abbiamo due nuovi bloccati. Ebbene sì, ho deciso di bloccare due giocatori che sono Rooney e Keane. Due giocatori molto importanti per la nostra Premier, che adesso diventa quasi perfetta. Ci manca solo il terzino sinistro, che avremmo in Azpilicueta, però come ben sapete Azpilicueta va nell'altra rosa insieme a Bellerin, insieme a De Gea. Ovviamente sto aspettando il giocatore perfetto, perché o troviamo tipo un portiere francese della Premier League o del Chelsea, così che possa mettere qui Zuma, visto che Zuma comunque è tra i 23 convocati, però non è in nessuna delle due squadre. Quindi qui Zuma ci potrebbe stare, e poi mettere un portiere però che gli dia piena intesa, quindi né De Gea né Batan purtroppo. Oppure trovare un terzino sinistro della Premier League. Comunque vi rifaccio vedere i terzini sinistri che abbiamo della Premier League. Oltre ad Azpilicueta abbiamo questi. Ovviamente ci serve un terzino sinistro che dia piena intesa a Bailey, perché nel caso andrebbe Bailey nell'altra squadra e non Zuma. Ma purtroppo non ne abbiamo. Abbiamo tutti questi e nessuno dà piena intesa. Comunque andiamo con questa squadra a cercarci i nostri tre avversari in divisione 3, se non erro. Bene sì, siamo in divisione 3, 6 punti per noi, vediamo di farli salire questo punto. Ecco qui il nostro primo avversario, che è una Serie A con Trigueiros, così a caso, Messi, difensori centrali, Alexandro e Nainggolan, non so bene perché. C'è quel Pellegrini a centrocampo e poi Mertens 87 come punta. Non so cosa abbia in mente questo ragazzo. Un momento un po' convulso dell'azione, ancora Martial. Martial se ne va. Martial prova il tiro, parata di Buffon. Adesso vado a fare il cambio di posizione, perché ovviamente, come abbiamo visto nello scorso episodio, cioè nello scorso episodio, due episodi fa, dove abbiamo fatto la divisione, Shaqiri va meglio a sinistra, quindi Martial a destra e Lukaku punta una centrale. Bravo Kin, grandissimo. È un bel upgrade Kin, anche grosso, cavolo. Una bestia. Finisce il primo tempo sullo 0-0, incredibilmente. L'avversario ha fatto 0 tiri in porta, proprio 0 tiri. Noi 6, molte azioni bloccate all'ultimo. Ci proviamo, dai. Bravo Bailey, bellissima chiusura. E Rune, cercare Shaqiri subito. Filtrante di Lukaku per Martial e Nainggolan come difensore centrale, ovviamente più forte di qualsiasi altro difensore centrale della Serie A.
Vai Lukaku, vai Lukaku, è tua, Lukaku! Palo, non entra sta palla, non vuole entrare, è assurdo. Vai, vai Lukaku per Sterling. E Sterling per Shaqiri. Shaq, vai Shaq, vai Shaq. Dai cavolo, sei più veloce di Nangolan. No, 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 no. No, dai Nangolan, con uno d'intesa non mi può recuperare Shaqiri. Non può. No, è assurdo sto gioco. Ragazzi, Nangolan con uno d'intesa come difensore centrale non mi può recuperare Shaqiri con 10 d'intesa. È assolutamente impossibile. Dakin, di testa, bravo. Rumi. Dai adesso, dai adesso, dai adesso. Non c'ha tutta la difesa, buono. Wayne Rooney l'appoggia sulla traversa, l'appoggia proprio lì, eh. Musa non controlla, è andato a cagare tutti. Buono, è Shaq, è Shaq. Vai Shaq di là. Buono per Martial. Martial, aspetta, aspetta Martial. Matic, perché Matic? Perché c'è Matic lì? Perché? Due tiri ha fatto, io 13. Dai, su, è assurdo. Completamente assurdo. Andiamo con la seconda rosa. Questa, con questa dovrebbe essere più difficile vincere. Quindi vediamo un po' come andrà. Con Perisic, Lacazette e Depay lì davanti. Eccolo qua, il secondo avversario. Un'altra Serie A, questa volta con rombo stretto. Con Icardi 88, no? Una Serie A fatta per bene almeno questo. Quindi forse questa potrà essere una partita normale. Non lo so. Perisic per Depay, lotta Depay, bravo, dalla dietro, buono così, bello, qui giro palla ancora, Rode sempre per Eder, il tiro a giro di Eder, sempre lui, sempre Eder, e questa volta lo dico veramente, segna sempre Eder, assurdo, grande così, aia, il passaggio è buono per Icardi, a vuoto completamente il difensore e mi segna, perché ovviamente dopo che fai gol, l'avversario te ne deve fare uno per forza, buono qui la palla, perfetta per Depay, che si deve fermare per tirare, ovvio, ovvio. Era anche il 45esimo, cioè, perché io non posso fare gol al 45esimo e i miei avversari sì, sempre. Vai Eder, bravo, buono per Perisic, sei completamente solo, sei solo, sei solo, la devi solo appoggiare, grazie Perisic, grazie Ivan, 2-1. Lotta Depay, bravo, se ne va, Depay in mezzo, quella casetta che non può sbagliare, non può sbagliare, la casetta, la calaca, 3-1. Eccolo il gol, no, De Gea che parato, no, bravissimo. Mantiamo il 3-1. Ancora De Gea, respingere lunga. C'è la casetta completamente solo. C'è la casetta, può andare, è completamente solo, dai. Esce il portiere, sì. Esce il portiere, tiro a giro, non può sbagliare. 4-1. Buono qui l'1-2 tra Memphis e Laka. Memphis aspetta, buono Memphis, ne fotte due, il tiro, gran gol di Memphis Depay, gran gol, 5-1, partita più che chiusa. Finisce qui la partita, quindi 5-1, certo che uno di questi 5 gol poteva entrare nella scorsa partita, eh no. Infatti se vediamo le statistiche non penso di aver fatto tanti più tiri della scorsa, no, beh 19, la scorsa 13. Comunque secondo me ci stava un gollettino nella scorsa, però va bene, siamo a 10 punti. Quindi andiamo avanti, adesso andrò a utilizzare ovviamente la Premier League. Eccolo qua, l'avversario che volevo con lo squadrone incredibile. Anche lui ha Kim, Toz, però c'ha un altro po' di giocatori. Toz, Carvalho, Herrera, Lallana, Kane e Costa, oltre a Cavani 95. Buona la palla. Dai Shaq, bello qui il passaggio per Martial che devi solo incrociare. Anthony Martial, 1-0, il 26esimo. La prima occasione nitida, la sfruttiamo bene stavolta qui. Bravo Shaqiri, con la suola per Martial. Fa l'1-0. No, 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 ma perché? Oh mio Dio, la traversa. Ma perché ogni volta che io segno l'avversario deve passare così perché la mia difesa non gioca? Io faccio sempre questi 1-2. Però sono pericolosi perché ti scoprono e Shaqiri ti punisce con Lukaku che sbaglia, che prende il palo da lì. Veramente Lukaku. E poi Martial, ci pensa ancora Martial, 2-0. Dopo l'errore imperdonabile di Lukaku, Martial la risolve così, da fermo, buca Eton. Martial, sempre lui Martial contro Rose, che forse è l'unico punto debole di questa squadra. Rose contro Martial non ce la fa. Martial ancora in mezzo per Shaqiri che sbomba e fa il 3-0. Fa un gol al 45esimo. Mamma mia come stiamo giocando. Martial scatenato, scatenatissimo, vai, vince anche il rimpallo, palla in mezzo per Shaqiri, palo gol. Comunque il primo tempo intanto finisce sul 3-0. Vedete,
l'avversario sta giocando, è ovvio che stia giocando, una squadra forte, però anche parecchi tiri da fuori, quindi palla in mezzo stavolta. Oddio Butland, oddio Butland ci sta salvando. Vai ancora Kin, ottimo, esce Martial per Lukaku. Lukaku, se ne va Lukaku, se ne va Lukaku. Lukaku viene rimontato a Matuidi, non gliene frega niente a Lukaku, non gliene frega niente. E rigore, rigore così, godo, espulsione e rigore. Che netto, no, come giallo, come giallo, fallo da dietro in area, era solo Lukaku. Lukaku va a tirare e mette in pausa. Vediamo se pitta, io intanto vado a rispondere al Cipolla. Sì, ha pittato, era al postino. Ragazzi, era al postino, intanto lui ha pittato. Giusto, sì, non ho preso nemmeno il 4-0. Non gli ho voluto nemmeno far prendere il 4-0. Proprio l'ho umiliato. Umiliato. Banned, vai, bannati. Quindi andiamo con questa vittoria a 13 punti. Nel prossimo episodio cercheremo, ovviamente, di andare a vincere la divisione 3. Non sarà facile, però noi ci proveremo. Ovviamente tre partite bastano per un episodio. Invece no, ve ne voglio regalare un'altra, ragazzi. Oggi sono gentile, ve ne voglio regalare un'altra. Quindi andremo con la quarta e ultima partita di nuovo con l'Ibrida. Oggi, ragazzi, mi sento così, mi sento gentile. Un altro Juventino. Mamma mia, questi Juventini sono ovunque. Il primo era Juventino, quello che ci ha pareggiato a caso. Questo qui, stavolta, è una squadra decente, con Higuain e Dybala, ovviamente, i suoi pupilli, la difesa della Juve, ovviamente, e poi qualche giocatore del Napoli, Puna in Golan. Vabbè, una bella squadra comunque, ovviamente la Juve ha un'ottima squadra. Prova ad aprire per Perisic, era buona l'idea, non tanto la realizzazione, se no, se era in gioco, azione incredibile, però purtroppo fuori gioco di Lacazette. Ivan il terribile, Banega, Banega più contro Nainggolan, lo sfida, Eder per Rode, vuole il primo gol Rode, oddio. Vabbè, subito per Lacazette, prova il filtrante per Depay. Sbaglia il controllo Alexandro e Depay lo sfrutta, 1-0, me ne hanno fatti tanti di gol in questo modo. Filtrante, il difensore ovviamente fa l'errore, perché ovviamente deve fare l'errore. E poi sul rimpallo il giocatore si trova solo contro il portiere. Me ne hanno fatti tanti questi gol, è una delle prime volte che lo faccio, quindi sono felice. Il momento giusto, Banega per Perisic. Perisic la deve solo piazzare. Pensavo la prendesse, chi era, Bonucci in scivolata, non l'ha presa, l'ha presa Buffon. Banega in mezzo per la calaca. E vabbè, Buffon adesso si mette a fare anche i miracoli. Buffon, dai Gigi, dai. Finisce il primo tempo comunque sull'1-0. Non ci stiamo comportando male, anche questa volta l'avversario, di nuovo Juventino, fa 0 tiri, 0 tiri in porta. Questa volta sui nostri 6 tiri un gol l'abbiamo preso. Buono così, andiamo col secondo tempo. Si fa fregare Banega. Aia, aia, Chiellini per Higuain. De Gea in calcio d'angolo ancora. Tienilo lì, non lo fa rientrare. Attenzione ad Hamsik di testa. Hamsik di testa, no, Memphis la tiene ancora. Memphis, buono. Per Piszczek, indietro per Eder. Eder ancora per Piszczek. Brutto passaggio. Eder la recupera e finisce qua. 1-0. Mamma mia, che fatica, ragazzi. Ma siamo riusciti a vincere contro questo secondo Juventino, e stavolta ci è andata bene, anche se comunque la partita è stata abbastanza dominata. Il secondo tempo è stato molto più equilibrato rispetto al primo. Nel primo non aveva fatto nemmeno un tiro, quindi ci sta l'1-0, ci sta più che volentieri. Quel palo di Hamsik veramente mi ha fatto tremare. 5 vittorie e un pareggio in divisione 3 non è male. Quindi nel prossimo episodio cercheremo di fare questi 5 punti per arrivare in divisione 2 e poi magari continueremo, anche perché l'estate si sta avvicinando e vorrei finire questa serie prima dell'estate, insomma, o prima o all'inizio dell'estate. Quindi andiamo bene così, nel prossimo episodio bloccheremo un altro giocatore o due, vediamo un pochino. In questo episodio già vi ho detto i bloccati sono Rooney e Kin, Tots, poi proverò da solo off camera a vincere il torneo con Sigurdsson, magari nel prossimo episodio vedrete proprio Sigurdsson, che non potrà essere bloccato di questo episodio perché ancora non ce l'abbiamo nel club. Quindi commentate con chi volete bloccare in questo episodio, chi volete sbloccare, anche se probabilmente sarà Zuma, anche se non lo so ancora, visto che mi potrebbe servire, quindi devo ancora decidere chi sbloccare veramente. Voi scrivetemi intanto chi bloccare per il prossimo episodio, vi lascio un bel mi piace, arriviamo a 100 mi piace per questo nuovo episodio, per vedere il prossimo nei prossimi giorni. Vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete fatto, passare al canale Twitch, pagina Facebook e profilo Instagram se ancora l'avete fatto. Vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.